Cari fratelli e sorelle nel Signore, la morte non spezza il cammino di misericordia e amore che lega tutti noi ai nostri cari defunti. L'amore verso coloro che hanno varcato la soglia di questa vita terrena per entrare nell'eternità. Ecco, la Chiesa, con la sua infinita saggezza e compassione, ha rivelato come possiamo essere di sostegno alle anime care che si purificano nel purgatorio. Non dimentichiamo coloro che attendono il nostro aiuto, le nostre preghiere, i nostri sacrifici. Come possiamo aiutare i nostri cari defunti? La preghiera, fratelli e sorelle, è l'arma che tutti possediamo, efficace soprattutto quando non cerchiamo beni per noi stessi, ma imploriamo perdono e salvezza per le anime dei nostri cari. Tale preghiera è gradita al Signore, poiché è in perfetta armonia con il suo desiderio salvifico. Lui vuole riunirci tutti nel cielo, nella beatitudine per cui siamo stati creati. E non è forse un dovere di gratitudine, un debito d'amore verso coloro che ci hanno preceduto, parenti e amici che hanno benedetto con la loro esistenza? E non è forse una garanzia che, una volta giunti in paradiso, essi intercederanno per noi? Tra le preghiere più care alla Madonna vi è la recita del Santo Rosario. E dopo ogni gloria, aggiungiamo un'invocazione per i defunti, l'eterno riposo. E oltre la preghiera, possiamo offrire mortificazioni, sacrifici, penitenze, atti di beneficenza e carità, in riparazione dei peccati commessi dai nostri cari durante la loro vita terrena. E ora, parliamo delle indulgenze, dono prezioso della Chiesa per suffragare le anime del purgatorio. Queste indulgenze ottengono la remissione della pena temporale dovuta per i peccati, una volta che il debito del peccato è stato perdonato. La Chiesa, attingendo dal suo inesauribile tesoro spirituale, fatto di preghiere dei santi e delle opere buone di tutti i fedeli, offre a Dio ciò che è necessario affinché Egli condoni alle anime dei defunti la pena che altrimenti dovrebbero scontare nel purgatorio. L'indulgenza più nota, legata alla commemorazione di tutti i fedeli defunti, si può ottenere il 2 novembre, visitando le tombe, celebrando la messa al cimitero, visitando una chiesa. Dal mezzogiorno del 1 novembre fino alla fine del 2 novembre, si può ottenere l'indulgenza plenaria, applicabile solo ai defunti, recitando almeno un Padre Nostro e il Credo. A queste si aggiungono le tre condizioni abituali: la confessione, la comunione e la preghiera secondo le intenzioni del Papa. Queste condizioni possono essere adempiute anche nei giorni precedenti o seguenti il 2 novembre. E nei giorni dall'1 all'8 novembre, chi visita il cimitero e prega per i defunti può ottenere una volta al giorno l'indulgenza plenaria, applicabile ai defunti. Dall'alto mezzogiorno della solennità di tutti i santi, il 1 di novembre, fino al calar del sole del giorno seguente, siamo chiamati a visitare la casa del Signore. Con cuori pentiti e anime infiammate dalla fede, reciteremo il Credo e il Padre Nostro, accostandoci ai santi sacramenti della confessione e dell'Eucaristia e pregando secondo le intenzioni del Santo Padre. Questi atti, fratelli e sorelle, sono le chiavi che aprono le porte del tesoro di grazie, le indulgenze plenarie, per le anime che anelano alla visione beatifica. Non dubitate, cari figli di Dio, che siamo parte di un corpo mistico, la comunione dei santi, dove i giusti in cielo, le anime in purgatorio e noi, pellegrini sulla terra, siamo uniti in Cristo. Le nostre preghiere e sacrifici possono davvero aiutare coloro che sono in purgatorio, così come i santi intercedono per noi. Perciò, in questa stagione di ricordo, rinnoviamo il nostro impegno a vivere vite sante, a offrire le nostre sofferenze per le anime dei defunti e a partecipare alla Santa Messa con l'intenzione di aiutare coloro che ci hanno preceduto. Non dimentichiamo la potenza della preghiera per i morti, una tradizione sacra che trascende il tempo e la cultura. È un testamento alla nostra fede nella risurrezione,
nella speranza della vita eterna promessa dal nostro Signore Gesù Cristo. Allora preghiamo, offriamo, amiamo, perché facendo così, affermiamo il legame eterno dell'amore che nemmeno la morte può spezzare. Ricordiamo i nostri fratelli defunti con le pietre vive della preghiera, del sacrificio e della Santa Eucaristia. Che possano le nostre azioni qui sulla terra risuonare come canti di speranza e di luce per le anime che attendono nel purgatorio, affinché possano presto raggiungere la pace eterna nel regno dei cieli. O Padre eterno, tu che nel tuo amore senza confini hai creato l'uomo per la vita eterna, volgi il tuo sguardo misericordioso sulle anime dei nostri cari che hanno lasciato questo mondo. Accoglili nella tua pace e nella luce che non conosce tramonto. Signore Gesù Cristo, tu che hai vinto la morte e aperto le porte del paradiso, ascolta la nostra preghiera per i fratelli e le sorelle che riposano nella speranza della risurrezione. Concedi loro il riposo eterno e fa che la luce perpetua risplenda su di loro. Spirito Santo, conforto dei cuori, ti preghiamo di infondere speranza nei nostri spiriti afflitti, di rafforzare la nostra fede e di aiutarci a comprendere il mistero della vita e della morte come passaggio verso la casa del Padre. Santa Maria, Madre di Dio e nostra, intercedi per i nostri defunti presso il trono del Figlio tuo. Con la tua materna protezione, avvolgili nel manto della tua tenerezza, affinché possano godere della visione beatifica e unirsi al coro degli angeli e dei santi in cielo. Ricordiamo i nostri genitori, fratelli e sorelle, amici e tutti coloro che sono stati segno del tuo amore nella nostra vita. Perdona loro ogni mancanza e accogli nel tuo regno di pace e di gioia coloro che hanno creduto in te e si sono affidati alla tua misericordia. Per i meriti della passione, morte e risurrezione di Gesù, nostro Salvatore, e per l'intercessione della Beata Vergine Maria e di tutti i santi, dona alle anime dei nostri cari la liberazione dal purgatorio e l'ingresso nella tua gloria. Con fiducia ti affidiamo le loro anime, Signore. Concedi loro il riposo eterno e fa che la luce perpetua risplenda su di loro. Che possano riposare in pace. Amen.